rinviato lo sfratto della famiglia Scollo a Vittoria sul posto, presenti anche i Forconi e il movimento riscatto. Ciaculli ha descritto la figura di Giuseppe Scollo, un imprenditore che ha lottato all'estorsione. Arrestati Francesco Calogero e Marco Piscopo per detenzione illegale di armi da fuoco, munizioni e ricettazione. È stata la Polizia di Stato ad eseguire i fermi. I due fratelli si trovano nel carcere di Ragusa. Salvatore Nicotra, già dipendente comunale a Catania, salirà questa sera sul palco dell'Ariston a Sanremo come testimonianza di una carriera esemplare. Intanto oggi ad MTG un collegamento con Daniele Scalone in diretta dal Palafiori. Il consigliere comunale Giuseppe Nicastro a Vittoria ha denunciato per mezzo di un video il disservizio che si registra sempre alla Fontana della Pace quando piove. Il video diventa virale. Minuti dopo le 14, siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Come avrete sentito dai titoli, ci occupiamo dell'ennesimo caso di abitazioni in provincia di Ragusa vendute all'asta. Nello specifico si tratta di due appartamenti suddivisi in due livelli ed un garage sottostante appunto ai due appartamenti per un valore totale di circa 290.000 euro. Sono stati venduti all'asta tutti e tre i piani dello stabile a 39.000 euro. Il proprietario Giuseppe Scollo, un imprenditore di Vittoria che viene descritto come una persona davvero cortese, educata, buona con tutti, ha lottato anche contro l'estorsione che gli era stata fatta, ha visto la distruzione del proprio locale commerciale per mezzo di persone che hanno incendiato la struttura. Adesso si trova in ginocchio e chiede a chiunque di aiutarlo. Lo fa dicendo: volete la mia casa? Bene, ve la vendo, ma al prezzo del vero valore. Due appartamenti e un garage di valore totale pari a 290.000 euro venduti all'asta per 39.000 euro. È l'ennesimo caso di vendita all'asta di proprietà di famiglie ragusane. La storia di oggi è quella della famiglia Vittoriese Scollo che, disperata per quanto gli stia accadendo, ha visto oggi slittare l'esecuzione dello sfratto dal proprio appartamento di via San Martino nel centro della città. Il provvedimento non ha avuto seguito in quanto è stato chiesto dal legale della famiglia e dai manifestanti giunti lì sul posto per mostrare supporto al nucleo familiare di rimandare, in quanto si aspetta che il giudice si pronunci il 7 marzo in occasione dell'udienza che vede la discussione sul prezzo vile. Gli Scollo infatti hanno presentato ricorso in riferimento al prezzo con cui è stato acquistato il loro stabile, 39.000 euro a fronte di 299.000 euro di valore per l'appunto. L'ufficiale giudiziario ha accolto la richiesta ed ha detto che adesso sarebbe dipeso dal giudice, dunque rinviato tutto a data da destinarsi. Io ce la metto la faccia perché mi trovo in una situazione che così completamente... Quando io ce la metto la faccia perché casa all'asta non me ne sono comprato, anzi sono stato distrutto, sono stato fatto, ho avuto, come ha detto, incendi, tutte queste cose, e non ho mai abbassato la testa e non abbasserò mai la testa. Le chiavi a questi signori non gliele darò, perché un immobile di 283.000, non ricordo bene, venduto quasi 40.000 euro, no, se questo signore vuole la casa io non gliela vendo, perché? Per carità. Ma te la deve comprare col prezzo giusto. È una persona, un imprenditore che ha avuto anni fa incendi dolosi per estorsione, ha avuto il coraggio di denunciarlo, ha avuto il coraggio di resistere alle minacce che poi ha avuto perché lo volevano ammazzare proprio perché ha denunciato i suoi estortori che hanno dato poi fuoco ai suoi tre macchine e un negozio. E dopodiché si è rimesso a lavorare. È una persona squisita e quindi non vogliamo assolutamente, a prescindere dalla persona, che questa macelleria sociale continui. Mi domando, se l'Inps vende all'Unicredit il credito Inps per il 10%, perché non si vende il credito Inps direttamente agli interessati? La stessa cosa vale per le aste. Se dovevamo vendere la casa per 40.000 euro, 39.000 euro, perché non l'abbiamo venduta agli interessati? Perché non abbiamo permesso agli interessati di ricomprarla?
Cronaca, la polizia ha arrestato tre appartenenti alla famiglia Piscopo per detenzione illegale di armi. La squadra mobile rinviene pistole, fucili, centinaia di munizioni nella disponibilità della famiglia Piscopo. Le armi sequestrate sono state inviate alla sezione specializzata della polizia scientifica che le comparerà con quelle utilizzate in altri delitti. I pluripregiudicati Francesco Piscopo, 73 anni, Calogero Piscopo, 45, e Marco Piscopo, 35 anni, rispettivamente padre e fratelli, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Ragusa per detenzione illegale di armi da fuoco, munizioni e ricettazione. I tre sono parenti dei fratelli Piscopo condannati per la strage di San Basilio del 1999, nata per alcuni contrasti all'interno dell'organizzazione mafiosa Stidda. Secondo la polizia, alcuni appartamenti della famiglia Piscopo avrebbero potuto detenere armi in considerazione delle segnalazioni di colpi di arma da fuoco che provenivano proprio dalla zona dove loro risiedono, luogo tra l'altro di custodia dei greggi di loro proprietà. Dopo pedinamenti e appostamenti, gli agenti della mobile insieme ai colleghi dei commissariati di Comiso e Vittoria si sono recati a casa dei Piscopo e nell'ovile attiguo. Una perquisizione alquanto complessa, considerata la vastità dei terreni di proprietà della famiglia. All'arrivo della polizia, i Piscopo hanno subito riferito che non c'era nulla da cercare, ma la polizia, dopo diversi minuti, ha trovato le prime cartucce dentro la casa. Pertanto, i controlli sono continuati anche nel caseggiato di pertinenza adibito a magazzino. Uno dei Piscopo ha ammesso di detenere un'arma per difesa personale per difendere le pecore, ma dalle indagini il fucile è risultato essere rubato anni prima ad un vittoriese. Dalle ricerche i poliziotti hanno poi rinvenuto altre due pistole con matricola brasa, occultate ma pronte all'uso e perfettamente funzionanti. Si è reso necessario anche l'intervento della polizia scientifica per un sopralluogo al fine di effettuare i rilievi fotografici dei luoghi del rinvenimento. Successivamente due fratelli, Calogero e Marco, sono stati associati al carcere di Ragusa, mentre il padre Francesco, considerata l'età anagrafica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Le armi sequestrate sono state inviate alla sezione specializzata della Polizia Scientifica che le comparerà con quelle utilizzate in altri delitti. Sequestro per oltre 5 milioni e 700 mila euro di apparecchiature poi informatiche e di un money transfer. Questi i beni sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Catania nei confronti di due soggetti di nazionalità cinese. I particolari dell'operazione da Sara Donzuso. Un sequestro preventivo per oltre 5,7 milioni di euro, nonché apparecchiature informatiche di un money transfer, sono state sequestrate appunto dai finanzieri del comando provinciale di Catania a due soggetti di nazionalità cinese residenti a Catania. Il decreto di sequestro colpisce il profitto del reato di un esercizio professionale abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di agente finanziario, uno dei delitti per i quali i coniugi Lin Yukin e Xiang Jiantong sono indagati. Il reato si realizzava attraverso sette agenzie di money transfer attive nelle capoluoghe Etneo, di cui solo due erano intestate formalmente ai coniugi cinesi. Le altre cinque agenzie vedevano quali intestatari soggetti di comodo, sia italiani che cinesi, oppure dei prestanome che dalle indagini risultavano rispondere alla volontà degli stessi Lin Yukin e Zhang Jiantong. Le indagini delegate alle Fiamme Gialle sono nate da un iniziale approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette che mettevano in luce delle anomalie e dei trasferimenti strani di enormi flussi finanziari da Catania verso la Cina. Dalle investigazioni delegate dalla Procura di Catania è emerso un volume complessivo di movimentazioni in contanti verso la Cina pari a circa 212 milioni di euro. Questo ingente flusso finanziario relativo agli anni dal 2010 al 2014 proveniva da cittadini di nazionalità cinese e transitava le agenzie di money transfer coinvolte nel circuito criminale. Grazie alle attività di indagine condotte anche attraverso attività tecniche rese difficile l'interpretazione di conversazioni avvenute in differenti dialetti cinesi, si è appurato che le transazioni in questione, previa riscossione di una provvigione pari al 2,7%, circa 5,8 milioni di euro da parte dei due coniugi, avvenivano con il cosiddetto metodo dello smurfing. Lo smurfing si realizzava attraverso il frazionamento e l'importo oggetto di trasferimento in singole operazioni inferiori alla soglia consentita per legge, in modo tale da aggirare gli obblighi imposti alla normativa antiriciclaggio.
E i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato un truffatore seriale che dovrà scontare una pena residua per reati commessi tra il 2010 e il 2015 in Abruzzo. Giovanni Boiardi, 64 anni, originario di Siracusa, truffatore seriale, così come è stato definito dai carabinieri, è stato arrestato ieri dopo un'intensa attività da parte dei militari dell'arma della Compagnia di Vittoria. L'uomo è specializzato nelle commissioni di truffe in tutta Italia. Il modus operandi era quello di carpire i dati personali di ignari cittadini e accendere poi presso banche o finanziarie prestiti per acquisti o cessioni di denaro in prestito, procurando così significativi danni economici. Adesso Giovanni Boiardi dovrà scontare la pena residua di 6 anni e 8 mesi di reclusione, dal momento che è stato giudicato colpevole dei reati di truffa aggravata e ricettazione commessi in Abruzzo e in particolare a Pescara, L'Aquila e Teramo dal 2010 al 2015. Subito dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato al carcere di Ragusa su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale Ebleo Marco Rota per i provvedimenti di competenza. L'Arma dei Carabinieri, infine, invita tutti i cittadini ad adottare dei semplici accorgimenti per difendersi dalle truffe, tra cui non fornire mai i propri dati personali o quelli relativi alle proprie utenze se non per motivi conosciuti, non dare vecchi contratti o i propri documenti a persone sconosciute, con particolare attenzione anche alle foto scattate con telefoni cellulari, non far entrare in casa estranei e, se dovesse accadere, non lasciare mai sola la persona, né mostrare dove si tengono soldi o gli oggetti di valore. E ancora, non prestare mai il cellulare ad estranei né fornire il proprio numero se non per motivi conosciuti, e in ogni caso è sempre possibile chiamare il 112 e denunciare eventuali raggiri o situazioni anomale. La scuola Verga di Catania, la succursale che si trova in via Artale a Lagona, è stata oggetto per l'ennesima volta di atti vandalici. Adesso è allarme da parte dei genitori. Ancora atti vandalici nella scuola Verga di Catania, la sede che si trova in via Artale a Lagona. Ennesimo atto che si aggiunge a quelli registrati nei mesi scorsi e che adesso hanno fatto esasperare i genitori che chiedono sicurezza per i loro figli. Non ci è stato permesso di fare immagini dentro la scuola, ma abbiamo comunque sentito delle mamme che ci hanno spiegato cosa sta succedendo. Diciamo che ci preoccupiamo ogni giorno quando arriviamo a scuola della possibilità che la scuola possa essere chiusa o meno per l'ennesimo atto vandalico. Noi ringraziamo veramente la preside, anche la vicepreside e tutto il personale, perché fa di tutto per evitare i disagi ai bambini, però il problema qui diventa richiedere alle istituzioni di aiutarci a poter migliorare una scuola che da più di un anno ormai è vittima di questi atti vandalici e con tante carenze strutturali proprio causa anche questi atti vandalici, dalle finestre rotte alle porte antipanico guaste, per cui è facilissimo accedere a scuola. Poi ripeto, che venga più o meno in tutte le modi risolta la situazione giornaliera o dell'ennesimo atto è verissimo, ripeto. Ringrazio chi lavora qui dentro per non far subire di disagi ai bambini, però non ci sentiamo come cittadini che pagano le tasse tutelati da chi ci deve aiutare a trovare una soluzione a questo, ripeto ennesimo, perché da un anno, forse non so se siano stati 10, 12, con più o meno gravi conseguenze sulla scuola. Incontri sul referendum promossi dalla CGIL contro i voucher e per i diritti di chi lavora negli appalti. Oggi a Catania si è svolto un incontro informativo dove sono state esposte le storie dei lavoratori. Sabato 11 febbraio sarà la giornata nazionale per i due sia referendum promossi alla CGIL contro i voucher per i diritti di chi lavora negli appalti. Per parlare con i cittadini e distribuire materiale informativo, oggi a Catania si è svolto un incontro pubblico informativo voluto proprio dal sindacato. Libera il lavoro, con due sì tutta un'altra Italia è il tema portato avanti alla campagna presentata ai lavoratori etnei del segretariato confederale nazionale, a cui era presente anche Nino Baseotto, che ha ascoltato con attenzione i vari interventi dei lavoratori. Lo dobbiamo liberare dalla precarietà, dall'assenza di diritti, da quel fardello di legacci e lacciuoli che lo imbrigliano, che non lo fanno essere oggi quello che è una vera risorsa possibile per la ripresa del lavoro in Italia. Filacci, come ha detto lei, che forse si avvertono ancora di più nel sud.
A questo è sicuro, il Mezzogiorno d'Italia ha un problema di assenza del lavoro, che è un problema di assenza di una politica per il Mezzogiorno e di istituzioni attente ai temi del Mezzogiorno e attente ai temi del lavoro, in un'idea che fin qui è stata praticata di divisione del lavoro e di divisione del paese. Noi abbiamo bisogno di rilanciare invece la riunificazione del lavoro e di pensare alla ripresa dello sviluppo e della crescita dell'Italia come la ripresa di un paese tutto unito, che vada dalla Val d'Aosta alla Sicilia senza divisioni e senza fratture all'interno di questa nostra Italia. Adesso andiamo a Sanremo, dove si trova al Palafiori in diretta Daniele Scalone, che ieri sera ha seguito anche attraverso una diretta Facebook dal profilo ufficiale, dalla pagina ufficiale di Radio Mediterraneo, la Kermesse Sanremese. Buon pomeriggio Daniele. Buon pomeriggio a tutti, cominciamo già ricordando che anche questa sera faremo la diretta. Ieri siamo stati in diretta circa 2 ore e mezza e abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori, ai quali io assicuro che questo pomeriggio dalle 15 alle 17 su Radio Mediterraneo faremo ascoltare tutte 11 le canzoni che ieri sera sono state le protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo. Daniele, un Festival di Sanremo che ovviamente oggi era su tutte le pagine dei giornali e non solo, telegiornali, radio non fanno altro che parlare di Sanremo, perché un'edizione tutta da scoprire, a partire dal format aperto con una copertina davvero bella che ha sostanzialmente fatto vincere i vincitori reali del Festival di Sanremo, ovvero le canzoni che tuttora vengono trasmesse in tutte le radio, vengono anche utilizzate in tanti film. Poi la copertina dedicata a Tenco, interpretata egregiamente da un Tiziano Ferro che abbiamo visto davvero emozionato, ma è quello che tiene davvero banco è il format, perché abbiamo assistito a una disgregazione di quello che era realmente il format sanremese. Io personalmente ho notato molto X Factor all'interno di questo Sanremo, c'è chi parla invece di un C'è posta per te Canoro, che cosa ne pensi? Allora sì, c'è un po' di X Factor, ma soprattutto vi faccio vedere questa immagine che viene dalla rassegna. C'è posta a Sanremo, perché sì, c'è effetti, molto c'è in posta effetti mi era venuta anche a me ieri sera questa battuta, in effetti mi era venuta anche a me, sì. Perché c'è molta De Filippi nel format, non trovi? Sì, tra l'altro questa mattina durante la conferenza stampa hanno precisato che comunque Maria De Filippi si distacca sempre, dicendo che lei non ha voluto apportare tantissime modifiche, infatti del suo gruppo soltanto 2 autori sono stati inseriti per questo festival. Effettivamente comunque c'è molto Carlo Conti e tutta la scuola di pensiero di Carlo Conti, lo hanno ribadito e continueranno a ribadirlo secondo me per tutta questa settimana, però comunque fatto sta che quest'anno già alla prima serata del festival sono riusciti a raggiungere uno share del 50,4% e hanno superato di gran lunga intanto l'anno scorso, ma soprattutto gli ultimi 15 anni di Festival di Sanremo. Quindi numeri record Daniele, ma andiamo adesso, mettiamo da parte i numeri e i conduttori, parliamo degli artisti ieri in gara. Io devo dire che per quanto ne possa capire, devo dire che tutti i brani sono belli, ad eccezione di qualcuno che può piacere o meno, però devo dire che discograficamente e radiofonicamente parlando ci siamo quest'anno. Sì, ci siamo e ho avuto la mia rivincita, perché ieri sera tanti hanno un po', anche tramite la nostra pagina di Radio Mediterraneo su Facebook, durante la diretta non erano tanto convinti del brano di Giusti Ferreri, e io ho portato avanti il mio pensiero dicendo che il brano sicuramente in radio è valido, e infatti questa mattina quando abbiamo ricevuto il brano posso dire che la versione non con violini e non arrangiata per Sanremo è davvero una potenziale hit delle prossime settimane, nonché anche dei prossimi mesi. Ultima domanda, sì, Daniele, ultima domanda, scusami, perché dimmi. Per motivi di tempo tu lo sai, il tempo è fiscale qui. Certo. Magari su Radio Mediterraneo avremo modo di approfondire l'argomento. Per quanto riguarda invece pronostici, in sala stampa quali sono i nomi attualmente più gettonati per la vittoria? Sappiamo della Mannoia, in realtà è la vincitrice già acclamata, o comunque tutti sperano nella Mannoia, ce lo confermi questo dato? E se hai altri nomi, se ce li puoi trasmettere.
Guarda, per tutti Fiorella Mannoia ha vinto il Festival di Sanremo, può anche finire oggi il Festival di Sanremo, però in realtà secondo me ci saranno tante altre sorprese. Il nome, prima di tutti, è Fiorella Mannoia, quello senza dubbio. Ha stupito anche Albano, devo dire. Comunque, Daniele, sì, ti passo la linea perché tu avevi dei saluti particolari da mostrarci. Sì, volevo ricordare che quest'oggi naturalmente ci saranno gli altri 11 cantanti, tra cui Paola Turci che questa mattina siamo riusciti ad avere con le nostre telecamere e microfoni. Paola, posso chiederti un saluto per Video Mediterraneo? Sì, un saluto da Paola Turci a Video Mediterraneo, ciao! Ciao! Ed era in collegamento in diretta da Sanremo Daniele Scalone, come sapete ormai è diventato un appuntamento fisso durante i nostri telegiornali, ma sono in onda anche su Video Mediterraneo gli approfondimenti che realizza durante le giornate davvero intense di Festival di Sanremo Daniele Scalone. Allora andiamo avanti, parliamo sempre di Sanremo e restiamo proprio nella città dei fiori per eccellenza in Italia, perché questa sera sul palco dell'Ariston salirà Salvatore Nicotra Catanese di 69 anni, vice segretario del comune di Catania. Scopriamo il perché. Ricordo quando gli consegnai l'elefantino d'argento nell'aula consiliare del municipio, gremita di dipendenti che lo applaudivano, e lui disse di essere imbarazzato perché stava paralizzando l'attività degli uffici. Così il sindaco di Catania Enzo Bianco ha rievocato l'episodio del 9 aprile del 2014, quando insignì con il riconoscimento il vice segretario generale del comune di Catania, Salvatore Nicotra, che andava in pensione dopo 40 anni di attività, senza un solo giorno d'assenza dal servizio. Nicotra, che sta per compiere 69 anni, è laureato in scienze politiche e ha diretto importanti uffici comunali e ricevuto 3 encomi solenni. Questa sera sarà sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo con Carlo Conti e Maria De Filippi in qualità di dipendente pubblico dalla carriera esemplare. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. A mio avviso è una grande soddisfazione per la città di Catania, per il comune di Catania, dove io lavoravo fino a qualche tempo fa, e soprattutto per la Sicilia. Ecco, questo è il pensiero, il mio pensiero. Sono stato molto contento, e per questo lo ringrazio. Il sindaco di Catania, Bianco, mi ha voluto consegnare l'elefantino d'argento, che è il simbolo della città di Catania. Quindi oggi essere qui a Sanremo, avevo avuto, diciamo così, l'onore di essere invitato, per me è importante per lanciare un messaggio soprattutto agli amici dipendenti pubblici. E il messaggio che desidero veicolare è questo: basta di fare i furbetti, basta con queste malattie inesistenti, perché stiamo diventando ovviamente la gogna di tutti i cittadini privati che non lavorano nel pubblico impiego. Preciso che per esperienza diretta e per esperienza, diciamo, riflessa, moltissimi dipendenti pubblici sono dei grandi lavoratori e sono delle persone oneste, delle persone per bene. E questa sera su Rai 1, in occasione del Festival di Sanremo, avremo occasione di conoscere meglio questo catanese che, ricordiamo, ha ricevuto il premio alla carriera perché non si è mai assentato dal lavoro ed è appunto ospite questa sera di Carlo Conti e Maria De Filippi su Rai 1 al Festival di Sanremo. 14:38 minuti, pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, andiamo a Vittoria, dove il vice sindaco La Rosa ha raggiunto gli agricoltori presenti all'interno della serra installata in piazza Gramsci per portare il resoconto di quanto pattuito con Castiglione. Il vice sindaco di Vittoria Andrea La Rosa ha scelto di incontrare gli agricoltori che nei giorni scorsi hanno montato la serra in piazza Gramsci. Lo ha fatto ieri approfittando dell'occasione per affrontare insieme ai presenti i temi trattati durante la visita del sottosegretario Castiglione. Il rappresentante di Palazzo Iacono ha spiegato i dettagli del vertice che ha visto a confronto i sindaci della fascia trasformata e il sottosegretario per discutere dei danni riportati a seguito delle diverse ondate
ondate di maltempo che si sono susseguite nel territorio iparino. La serra che è stata montata in piazza Gramsci è lo scrigno che diventa palcoscenico di un malessere e di una voglia di rinascita ed attenzione che oramai si chiede da anni e che, secondo i produttori, tarda ad arrivare. Per la Rosa è fondamentale restare uniti. Noi faremo la nostra parte, ha dichiarato il vice sindaco. La sinergia è fondamentale. La Rosa inoltre ha dichiarato che l'impegno deve essere comune, mentre è opportuno dire basta alle passerelle di politici e parlamentari che nel corso degli anni non hanno prodotto un solo atto utile per il comparto. Noi, ha dichiarato la Rosa, faremo la nostra parte. Restiamo a Vittoria, ma ci spostiamo alla Fontana della Pace, dove si è registrata un'interessante iniziativa di protesta da parte di uno dei consiglieri. È stato proprio il consigliere Nicastro a realizzare un video denuncia. Sentiamo e vediamo soprattutto. Se la Fontana della Pace, porta d'ingresso e biglietto da visita della città di Vittoria, è sempre allagata e se dopo tante segnalazioni il problema non si risolve, che fare? Andarci a pescare, per esempio. L'idea è venuta al consigliere comunale Giuseppe Nicastro, il quale sicuramente non sperava di trovare pesci, ma sicuramente da questa denuncia scenica, reiterata in forma di provocazione, si attende qualche risultato. La Fontana della Pace, i pesci sono freschi, pescato è fresco, più fresco di così si muore. Cari vittoriesi, ma io dico una cosa, i problemi ci sono stati in passato e ci sono tuttora, per cui questo cambiamento io attualmente non lo sto vedendo. C'è un problema in quella pompa, in quel quadro elettrico lì, va soltanto riparato in modo da far defluire le acque piovane all'interno dello stradale. E basta. Quindi, cari concittadini, vi ringrazio della vostra cortese attenzione. A Ceccani Ruano, che possiamo fare magari una gara da pesca. Viva la città di Vittoria e viva il cambiamento, che non c'è, cari concittadini, perché non c'è. Perché io capisco che ci vuole tempo, ma il tempo nelle grandi opere, in fesserie simile, non penso che ci voglia tutto questo tempo per riparare un semplice guasto. Ed intanto questa mattina l'amministrazione comunale aveva già provveduto a portare la Fontana della Pace alla normalità, anche se il problema del mancato funzionamento delle pompe di rilancio accanto alle griglie per la defluizione di acque reflue, così come aveva sottolineato Nicastro nella sua nota stampa, permane. I tecnici hanno dunque liberato la fontana dall'acqua che ristagnava a causa delle abbondanti piogge di ieri. Nicastro infatti ha denunciato che non è la prima volta che ciò accade e non è possibile assistere ad uno spettacolo indecoroso che di certo non è un buon biglietto da visita. Incontro all'insegna del confronto schietto, sereno e costruttivo, quello che si è tenuto alla CNA comunale di Vittoria tra i titolari dei piccole e medie imprese da un lato e i rappresentanti dell'esecutivo cittadino dall'altro sul tema delle tasse comunali, in particolare della Tari. Entro il 31 marzo, infatti, le imprese dovranno presentare la domanda per la riduzione della tassa dei rifiuti per evitare che anche quest'anno si verifichino errori di interpretazione che spesso penalizzano le PMI. Nel corso della riunione è emersa la volontà di istituire un tavolo di confronto dove le soluzioni individuate devono essere applicate e non viceversa. Si svolgerà domani pomeriggio invece a Via Grande un importante convegno per far conoscere le attività dell'associazionismo Domina, ma soprattutto le opportunità che si hanno per regolarizzare i rapporti di lavoro con personale domestico. Le famiglie italiane spendono 7 miliardi di euro l'anno per pagare l'assistenza di badanti, colf e babysitter. Ogni famiglia ha le proprie esigenze e lavoratori con nazionalità differenti. Ma quali sono queste esigenze e quali le prospettive future? E soprattutto come è cambiato il lavoro domestico nel tempo? A dare una risposta a queste domande ci sta provando Domina, l'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, che sta svolgendo un'indagine per analizzare i cambiamenti nel settore del lavoro domestico e per valorizzare il ruolo economico e sociale delle famiglie. Domani pomeriggio, a tal proposito, a Via Grande, nel Catanese, si svolgerà un incontro approfondito voluto anche da Senior Italia. La nostra associazione, che a livello nazionale ha fatto questo protocollo d'intesa con Domina, che è il sindacato che tutela le famiglie nel caso in cui abbiano assunto del personale domestico e comunque dà tutte le informazioni possibili per eventuali vertenze in futuro, eccetera, eccetera. Loro stanno facendo
facendo un tesseramento gratuito perché la gente possa informarsi telefonicamente su quello che, a cui va incontro, o se ci sono dei problemi loro possono dare le giuste spiegazioni. Quindi domani saremo all'Hotel Idria alle 16 e ci sarà la segretaria nazionale e la presidente nazionale che praticamente spiegheranno un po' quali sono loro i fini, gli scopi del loro sindacato, che fa parte del contratto collettivo di lavoro, esiste a livello nazionale, si può consultare il sito per vedere cosa fanno, si organizzano anche dei corsi a livello nazionale per formare le badanti. Grande festa ieri per Suor Beniamina, che ha compiuto 100 anni presso la casa di riposo Maria Schininà in via Madre Teresa di Calcutta a Ragusa. A celebrare la Santa Messa per l'occasione l'arcivescovo emerito di Agrigento, Monsignor Carmelo Ferraro, alla presenza del vice sindaco Massimo Iannucci, del comandante della polizia municipale Giuseppe Puglisi, della nipote e delle consorelle. Un bel mazzo di rose è stato l'omaggio dell'amministrazione comunale alla suora ragusana per il traguardo raggiunto con ammirabile presenza fisica e prontezza di spirito. È certamente uno dei match più affascinanti della stagione, ma più in generale da quando Ragusa ha raggiunto l'apice del basket femminile, l'italiano e non solo. Mai nel capoluogo ibleo un nome come Galatasaray si ritroverà a sfidare la Passa l'Acqua a Ragusa domani sera al Palaminardi alle 20:30. La partita sarà giocata al meglio delle due con ritorno giovedì prossimo ad Istanbul. Sono le 14:49 minuti, non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie, pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo.